confortata dalla presenza di tanti giovani che mi danno la speranza che il loro sacrificio non è stato dimenticato. Benvenuti a Palermo! Buongiorno Palermo, grazie di averci accolto così tanti. È il mio primo viaggio nella legalità e devo dire che è stata una bellissima esperienza, perché stare nella stessa nave non è come parlare di legalità in una sala di convegno. Perché il problema della mafia ti frega nel quotidiano, quindi la vera sfida è vivere questi sentimenti dal 24 maggio in poi. Stiamo combattendo contro la mafia. La sua vita a noi che per farci capire cos'è il bene e cos'è il male. Quando io penso a Falcone, a Borsellino che hanno combattuto la mafia, non so, mi sento più sicuro, più forte. Penso che praticamente, piuttosto che non dimenticare, dobbiamo fare qualcosa per cambiare le cose, non dimenticare, perché noi non dimentichiamo assolutamente. Io voglio essere felice. La mafia è un'organizzazione illegale, ma è soprattutto un modo di essere. E poi, non l'hanno cambiato i nostri genitori, possiamo cambiarlo dal mondo? I principi della fratellanza, l'amore reciproco e anche per il bene comune, queste sono le cose, gli ingredienti essenziali per combattere la mafia. Ci sottrae importantissimi beni materiali, quali la felicità.
l'armonia dell'uomo col suo ambiente e la salubrità di questo ambiente, la fiducia in una giustizia libera. Ecco, questo è il tema di oggi: denaro, uomo e criminalità organizzata.